Bandemie, cosa speciale pupille, benvenuti nel canale di Sky Capo Bianco. Siamo qua che siamo appena usciti da sto posto e dobbiamo proseguire. Se non sbaglio, fatemi controllare un attimo il fuoco di campo. Sì, ok, avevamo fatto tutti i potenziamenti possibili. Allora, quindi possiamo andare avanti a procurarci il cibo, a procurarci tutto. Intanto, non diamo un bel leprotto. Grazie al salto del leprotto. Non ho riuscito a gestire la situazione. Ok, scoriamo tutto, prendiamo della pelle. Ciao, piccola lepre. Hai figlia di una grandissima leprotta. Allora sei stronzo. Stai fermo, mamma mia, la vita di merda. Mamma mia, 20.000 frecce per un. Ma scusa se. Perdonami, ma se io faccio tipo così. Oddio, c'è qualcosa di nascosto. Attenzione, il leprotto ci ha guidato. Va bene, leprotto significa che oggi non è il tuo giorno. E andando avanti, ho una Se entro zicca. da lì mi vedranno. Deve esserci un altro modo. Ok, allora intanto possiamo notare uno che cammina a zoppo. Cazzo li Non uccide? Ehi! sparare, non sono ancora lì. Cazzo sei? Artemio, sei tu? Camperato, solo tu puoi essere camperato. Arrivati, Artemio. Hai una preda dietro. Uno scoiattolo. Minchia, ma proprio sono negato. Ma anche no. Armate rosse. Degli enormi. Ok, raga, mi raccomando, se volete leggere le note eventualmente, io cercherò di farvele vedere tutte, però cioè, mettete in pausa il video eventualmente, lo leggete con calma. Io farò il taglietto, Distruggere i eviterò. serbatoi di carburante servirà a rallentarli, ma non li fermerà. Ma chi minchia te l'ha chiesto? Apri tutto, minchia, magari troviamo la parte della pistola semiautomatica. Anche se non è stante. Ah, ma attrezzatura insufficiente, ci vuole necessario il grimaldello, attenzione. In caso tutte queste risorse che stiamo prendendo ci faranno molto comodo. Solo un po' di tessuto, ma veramente? Ma c'è un nido. Ah, però possiamo passare dall'altro lato così. E c'era del legno, vabbè, pazienza. Tanto quante frecce abbiamo? 14, vabbè, ancora siamo messi bene. La scatola di munizioni, ma siamo full. La potrei cercare, ma è necessario un grimaldello. Perché non abbiamo un cazzo. No, no, no. Oh, puttana madre. Comunque stiamo trovando un mare di risorse. Per lo sbaglio, perché apro la mappa, ma è già dal primo episodio che faccio così, quindi ormai vi sarete abituati. Allora, due bulloni, qua non c'è più un cazzo, non sopra. Stai sopra, sali da qui. Qui riesce. Ripetitori. Deve averli installati la Trinità. Sappiamo che c'è la Trinità da qualche parte. Ma lì sono pre. Oddio, lui. No, sono morto. Senti, ammali estremi. Estremi rimedi. Adesso potrei cacciarli con l'arma, ma mi serve più sicuro. Minchia, è sopravvissuta. Minchia, muoiono due colpi. Forse un colpo in testa. Minchia, meno male che si sono buggati, raga, mi sono un pro player. Ok, adesso è uno solo. Vabbè, basta, scuoio il lupo. Oh, pelliccia rara. Forse questa qui la raccogliamo grazie a un'abilità che ho messo. Prendo anche questa qui. Peccato che non si riprende le frecce. Ma sai che per craftarle, onestamente, abbiamo tante di quelle risorse. Io appena esco. Ma sì, porca puttana, se non era calcolato. È morto? Così, davanti ai miei occhi mi si muove. Ho recuperato solo la mia freccia. Ah, è questa, il monolite. Conosco abbastanza il russo per decifrare queste scritte, ma dovrebbe essere una Intraducibile. specie di mappa. È una specie di mappa.
Vabbè, dai, basta. Andiamo avanti. Non sono stati rossi a lasciarli. Forse è un avvertimento. Queste si possono strane, ragazzi. Non penso appunto che i russi si mettano a fare questi simboli. Grotte. Siamo esplorati. Oh. Aspetta che di queste qui non ne ho raccolte molte, non posso mai essere qua. A questo punto non ci resta che procedere qua. Altre cose, pareti scalabili, va bene, non ti preoccupare, lo so come tu non sia. Oh, l'accampamento, godo, aspetta che ho mille cose da fare. Ho potenziato la borsa per trasportare più risorse e ho potenziato pure la faretra per le frecce, quindi possiamo contenere più frecce. No, dei funghi. Insomma, che devo fare così? Mamma mia, che cazzo siamo? Guarda, dalla mappa sembra che stiamo andando... Ah, forse questa è la casetta dove c'era la reliquia comunque. Ma di qui possiamo volendo andare avanti. Forse anche no. Questi muri qua... Perché di lì potevamo volendo salire. Magari ci evitiamo un po' di problemi, però... No, no. 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 La puttana. Ok, siamo di nuovo qua e stavolta scaliamo la montagna, non rischiamo. In teoria potremmo fare... Mi stavo buttando malissimo, ragazzi. Allora, no. Cazzo. Scaliamo di qua. Meglio. Detto tutto, abbiamo esplorato quasi tutte le risorse, adesso ne conteniamo di più. Qua c'è un cadavere morto da 26.000 secoli. Frecce come siamo messi? Da 7 frecce, io un paio me ne faccio. Vedi con la faretra adesso da 25 frecce ne conteniamo 35. Qua c'è un altro monolito. Sembra indicare qualcosa nelle vicinanze. Ah, ho saputo leggere, ok. Scorte di monete. Ah, queste sono le monete, quindi per sapere il segnale delle monete. Io non capivo cosa mi chiara quello quando prendevo queste cose. Un vecchio campo di lavoro sovietico. La Trinità se ne è appropriata. Se passiamo un pochino esterni a sinistra, passiamo magari un pochino esterni a sinistra, dobbiamo riuscire con una certa furtività. L'hanno riparata l'antenna radio? Non ancora. Non si aspetta. Furtività un paio di cazzi, ovviamente. Ma tutto bene è ciò che finisce bene. Hai urlato. Mi ha svegolato il cadavere, ragazzi. Allora, questa qui si può aprire. Forzandola. Emporio, usa le monete bizantine per acquistare oggetti. Ah, questo è l'emporio. Sono dalla vostra parte. Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Trinità. Ma devo andarmene da qui. Queste persone sono pazze. Ho accumulato l'attrezzatura. È tua. Se hai i soldi per pagarla, non si accorgeranno se mancano alcuni pezzi, ma se lo vengono a sapere o se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ho bisogno di valuta pulita nel caso in cui le cose andassero male. Preferibilmente oro. Pensi ci si possa accordare? Vedrò cosa posso trovare. Raga, un silenziatore per pistola non me lo prendo. Possiamo usare la pistola come arma fortissima. Questa qui non sappiamo ancora che statistiche abbia. Poi abbiamo la pistola con il silenziatore. Quindi io posso... Minchia, aspetta, fammi dare un'occhiata. Cos'è? Grande forato? Questa aumenta la cadenza. Ecco, questa pistola pecca di cadenza. Freno di bocca.
E il caricatore, giusto per abbondare. La Trinità vuole scoprire quello che è successo qua, solo che lo fa con modi, diciamo, poco gentili, ecco. Dovrei saltare da qui, direi. Non fate rapporto da tempo. La Trinità è sempre più preoccupata. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Ce lo auguriamo. Ehi! Warpon Dagon! Welcome to the Gulag. Uguale, raga, stessa presentazione. Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio. Lei è mia madre? Cosa? Ma che cazzo? Che ci fai tu qui? Non lo so. Non me lo ricordo. Che succede, Lara? Cazzo, hai fumato? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. Ed eccolo qua, il nostro carissimo Pierpaolo Locusto. Non toccarla! Ti prego, no! Oh cazzo, guarda! Basta così. Lei non sa niente. Ma... Ma che... Tu... No. Stai con loro. Puttana. Potevi arrenderti, non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità. Lo prendo come un no. Prendilo come un vaffanculo! Dimmi, Ana, la Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard, ma l'idealismo lo aveva accecato e l'ha distrutto. Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Ah, cos'è? Sputacela fa! Basta così. No. Non ancora. Tu e io. Possiamo ancora stare dalla stessa parte. Vai a fare il culo, puttana! Pensaci.
ci ho già pensato, ti sparerò con un calibro 50. Oh, comunque è assurdo, che poi lei non è mia madre, quindi è tipo la matrigna. Quasi si trombava mio padre, comunque, cioè. Che colpo di scena, assurdo. Ci imprigiona, non avremo armi. Non finisce qui. Bastardo! Pierpaolo Locusto di merda! Forse non gli hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere sola. Lo credevo anch'io, ma come vedi. E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. E già mi sono liberata, che mica sono come te da 36 anni. Non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo e lo già... vedo. Complimenti. Tirarci fuori da qui. Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Scusa. Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta ne abbia già fatta. Cosa sai di loro? Siamo qua. Sono una setta, antica e segreta. E sono convinti di agire per volontà divina. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. E cosa pensi di farci? Te lo dirò quando l'avrò capito. Ah, questa ci faccio. Bastardo. Sentito. Motivo in più per filar via da qui. Ok, tutta la mia roba, penso. Ho le corde, adesso posso fare, penso, quella cosa con le corde. C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Arco ricurvo. Ah, non è il mio arco. Ho trovato un arco più forte, però. Però non ho frecce. Minchia, troppa. Va bene. Ok, per mirare. Meglio non attirare l'attenzione. Ma non ho frecce. Ah, c'ho quella della corda. Ha funzionato. Riesci a uscire? Ci passo, ci passo. Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo sappia anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muoverti. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara. Prendi questa. Nel caso ci dividessimo. E non mi guardare il culo, figlio di puttana, guarda. Non lo so, però non è che mi fidi. Le guardie faranno il giro di perlustrazione da un momento all'altro. Sì, ma un attimo, ci ho usato. Sì. Ho avuto tutto il tempo di studiarlo. Non è passato neanche. Qua una nota che parla, comunque gli hanno occupato la valle. Cosa c'è? 25 X. Un porta sigarette d'argento. Sembra che abbia vissuto una guerra.
Il che è molto probabile. Oh, sigaretta. Mancano le sigarette, adesso. Sportiva questa volta. Devo scendere. Da quanto tempo stavi in quella cella? Abbastanza da capire che Constantine non si fermerà finché non avrà trovato quello che cerca. La sorgente divina è qui. La fiducia va ricambiata. Che cos'è? Una lezione di storia. Questo luogo ha molte cicatrici. Era un campo di lavoro. Oh, pistola sbloccata. Con la semiautomatica, l'ultimo pezzo, ecco. Vabbè, adesso prendo questa nota qua. Vi metto, voglio al solito mettete in pausa se volete leggere. Ho finalmente. E qua è una nota della Troia. I sovietici ci spedivano i prigionieri a lavorare nelle miniere. Ma non gli bastava. Catturavano la nostra gente. Portavano via i bambini alle loro madri e li facevano lavorare come schiavi. Cielo. Deve essere stato orribile. Tutti i sopravvissuti a quel periodo. Di qua possiamo andarcene. La miglior via di fuga è attraverso il vecchio deposito ferroviario. E poi? Il mio villaggio è in una valle dall'altro lato della montagna. Là saremo al sicuro. Posto di comando 2, ultimo elicottero in volo. Prossimo. All'ultimo. Ultimo carico. Crea un po' di frecce, fortunatamente abbiamo il materiale. Allora, quanti nemici ci sono? Ce ne sono due. Io eliminerei prima le vedette. Ulfu alla testa. Eliminate le vedette, ci dovrebbero rimanere soltanto due nemici. Potrei attirare l'attenzione di costui qua. Prendete un posto di vedetta. No. Io li ho fatti fuori tutti. No, no, il cazzo. Lo sta controllando il cadavere. La vedo, da quella parte. Oh, porca puttana. No, non ho munizioni. Io. Un corpo decor. La lanterna. Penso di averle fatte, minchia qua c'è una Nicole. Prendi tutto, prendi tutto. Cazzo trasportano. Sto trasportando qualcosa. Ho munizione. Aspetta che ricarichiamo. Che 29 colpe. Ho trovato un modo per aprire il cancello interno. Raggiungi lo spiazzo. Io sono già dentro. Va bene. Materiali trovati. Lottiamo questi due cadaveri. Vediamo cosa aveva. Il bullone, 8 proiettili, le pelle. Ok, io creo una zipline, tipo. E la collego vicino al tronco. No, figo. Anna,
Devo riuscire a entrare. Solo esploratori e cecchini. Jacob, che sta facendo? Sta di socio. Lo sento. Ok, no. Stai attenta, Lara. E non parlare con te stesso. Jacob, pensavo di... Voglio andarmene da questo inferno di ghiaccio. Allora ho buone notizie, riscontri dagli esploratori. I nativi hanno un villaggio dall'altra parte della montagna. Presto verrà il tuo momento. Il nostro momento. Ma questa volta cerca di restare lucida. Che intendi dire? Sei sentimentale con lei. La ragazza, ed è per questo che è ancora viva. Non possiamo permetterci di guardare al passato. Dubiti di me? Sai quanto ho dato alla Trinità? Quello che ho sacrificato, quello che ho affro... Sto bene. La vita è stata impietosa con entrambi, ma ho giurato di proteggerti sempre. Sarei io la sentimentale? Te lo prometto. Alla fine ne sarà valsa la pena, con la sorgente divina. Tu vivrai. Ma soprattutto vivrai in un mondo senza peccato. Secondo me è malata e ci vuole l'elisir dell'immortalità proprio per non farla morire. Proprio secondo me è uno scopo così. Villaggio. Scopriamo quello che sanno. Oppa! Ah, il villaggio di Jacob! Lasciami i miei piaceri. Tutto questo non conterà una volta raggiunto il nostro scopo. Constantine, vieni alle celle di detenzione. È Pierpaolo Augusto, perché lo chiamano? Ricorda. Sorella. Sempre. La puttana è la sorella di Pere. Vabbè, ma qua si scoprono delle cose incredibili. Mamma mia. Puttana, guarda Lara come incazza da solito. Quando l'umanità sarà giudicata, gli infedeli verranno ridotti in cenere e la cenere verrà dispersa. Chi ha fede sarà glorificato e avrà la vita eterna. Cazzo. Dobbiamo passare da sotto. Scappa, ti troverò. Dobbiamo trovarli. Continuate a cercare. Devono essere qui da qualche parte. E noi passiamo da sotto. Nuovi documenti. Dove cazzo sono i documenti? Perché penso che non sia il momento di raccogliere i documenti. Devo trovare il modo di andarmene da qui. Dobbiamo trovarli. Continuate a cercare. Il deposito ferroviario è all'estremità nord del Gulag. Ci vediamo lì. Arrivo. Ok. Ho trovato la... ho aggiornato la mappa. E adesso ci sono nuove cose. Io penso di dover... Se c'è il coso della corda... Ah, non c'è. Posso interagire. Ah, ho capito. Va bene. Molla, molla tutto. Cioè, io praticamente attacco questo a questo. Facendo ruotare questa cosa che fa corrente. Perfetto, non c'è più corrente. E qualcuno mi insegue, lo lascio andare probabilmente. Porca puttana. No, vai via, vai a fare il culo. No, non mi dire che abbiamo il fucile d'assalto. Bardo mio, grazie del follow. Minchia, ma c'ha una dispersione dei colpi assurda, però sì. Nuova Arnold, muta il fucile d'assalto.
Tieni premuto. No. Granate a frammentazione. Ma è assurdo sta cosa, io posso creare grande affrontazione con dei barattoli. Ma mi sa che quello lì era solo un barattolo che ho tirato, non era una granata. Fare il culo. Che cosa che stiamo prendendo? Prendi il baratto. Granate. No, sono morto. Sono un coglione. Ho fatto uccisione produttiva quando ti fottivo. Non c'è un cazzo. Corpo de carne. Io al volo. Cazzo è la croft è da sopra. Cazzo sei. Muoversi e in fretta. Capotana. Un problema. No, 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 c'è ancora. Camera di merda. Guarda questo. Non ci credo, cosa mi... Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Cosa? Dov'è? Dov'è? No! Oddio, mi è scomparso! Cosa mi è successo? Dov'è? Raga? Raga? Raga, l'avete visto? Dove ti devo raccogliere dal culo? Ah, perché ha solo munizioni e sono full e non ha altra roba anche? Ma che cazzo? Attenzione, Jacobs! Lo chiamavano Bruce Lee. Perché ci hai messo tanto? Ho temuto il peggio per te. Non stavolta. Grazie per avermi fatto uscire. Muoviamoci! Possiamo passare da là! Attenzione! Cazzo! Inquadratura storta! Adesso cedo. L'acqua caldissima. Parli nelle acque gelide. No, non me le fate fare queste cose. Oddio. Cazzo devo andare? Ce la faccio? Ma sto morendo. L'ho fatto, l'ho fatto, sono morito. È figo il vestito che gli ho messo.
Cazzo, sto congelando, hai ragione. E Jacob? Sto cazzo di no. Povera Lara, non si può fermare un altro. La puttana. Mamma mia. Mamma sarebbe morto una decina di volte già, però è Lara Croft. Stai ancora lavorando? Papà? Mio padre si è suicidato, pensavo che era stata la Trinità. Vabbè, c'è la causa comunque. Però. C'è Jacob? Tranquilla. Bevi questo. Ti farà bene. Avresti potuto lasciarmi nel fiume. Tu che avresti fatto? Ci avrei seriamente pensato. Chi ti dice che io non l'abbia fatto? Allora, perché corri tutti questi rischi per venire qui? Per la sorgente divina. So quello che stai cercando. Ma vorrei sapere perché. Quando ero piccola, ero sempre sola con mio padre. Era archeologo anche lui. Negli ultimi anni era ossessionato dalle leggende sull'immortalità. Ovviamente, nessuno gli credeva. Me compresa. L'ultima discussione fu un litigio. Lui si è tolto la vita. Pensavo di averlo accettato, ma... È successo qualcos'altro. Ho visto cose che avevo sempre creduto impossibili. È cambiato tutto quanto. Ho capito che mio padre aveva ragione. È morto solo e a pezzi. Ma è morto per qualcosa. Quindi credi che la sorgente divina esista? Onestamente non lo so. Ma se ci fosse anche solo un fondo di verità, devo scoprirlo. Andrebbero fatte ricerche e studi. Questa cosa potrebbe cambiare il mondo, non può essere tenuta nascosta. I cambiamenti non sono sempre positivi. Vorresti che la Trinità scoprisse il segreto dell'immortalità? Certo che no. Quindi non ti chiedo di abbandonare la tua ricerca, ma di modificarne il tragitto. Unisciti a me e alla mia gente. Aiutaci a sconfiggere Constantine e la Trinità. E una volta fatto questo? Potrai lasciare la nostra valle, ma saprai di aver fatto la cosa giusta. No, mi dispiace, non posso farlo. Non puoi o non vuoi? Combatterò la Trinità con voi, ma il mio obiettivo non cambia. Se mollassi adesso... Sentiresti di avere deluso tuo padre? Non solo lui.
Ho bisogno di risposte, Jacob. Ho bisogno di capire. Te ne vai. Ora devo pensare al mio villaggio. È lassù, sul passo. A un giorno di marcia da qui. Ma c'è una scorciatoia nella vecchia miniera di rame. Tu riposa. Tornerò presto. Jacob ci abbandona. Va bene, ragazzuoli. Per l'episodio 3 possiamo concludere qui. Io vi ringrazio comunque per la visione, per chi guarda. Se volete lasciare un mi piace, sempre ben gradito. Un commentino, meglio ancora. Ci vediamo nella parte 4. Un saluto da Kaika, Po Bianco. Bella, alla prossima.